Amici di Telecupole, ben ritrovati a Sapori in Tavola. Quest'oggi ci collegheremo con la Liguria, dove accogliamo ai fornelli Giuseppe Colletti, chef di fama mondiale, che è partito dalla sua piccola Diano Marina e approdato poi in Inghilterra durante la sua esperienza lunga, 8 anni, ha accumulato diverse esperienze, passando per i più prestigiosi ristoranti della città e prestando servizio anche da Zafferano, uno dei migliori ristoranti italiani a Londra. Rientrato poi in territorio ligure, ha prestato insomma la sua conoscenza per diverse consulenze ai ristoratori, diventando anche personal chef e presenziando agli eventi più importanti gastronomici. Quest'oggi ci prepara crema di zucca con braduro DOP e spinacini. Il piatto di oggi è crema di zucca mantovana con braduro DOP ad adoni e spinacini. Gli ingredienti del nostro piatto sono spinacini, germogli di rapa rossa, zucca mantovana, braduro DOP. Con la nostra zucca mantovana abbiamo ottenuto la nostra crema. Come l'abbiamo fatta questa crema? Allora, abbiamo tagliato la zucca ad adoni, siamo andati in padella con dell'olio extravergine di oliva, della cipolla, del timo, l'abbiamo fatta appassire, poi abbiamo portato questa zucca in un contenitore profondo e l'abbiamo frullata. Io consiglio sempre di passarla al colino. Qui abbiamo i nostri spinacini, che l'abbiamo già passati in padella con dell'olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Adesso prendiamo il nostro ingrediente principale, il braduro. Ha una stagionatura di 180 giorni, una pasta abbastanza consistente, di un gusto direi molto importante. Adesso procediamo al taglio. Tagliamo ad adoni il nostro bra. Cerchiamo di dare anche delle forme diverse. E andiamo all'impiattamento. Adesso andiamo a impiattare il nostro piatto. Allarghiamo leggermente la nostra crema. Mettiamo i nostri dadoni di braduro. Nostri spinacini sbollentati pochi secondi, perché sennò rischiamo di bruciarli. Mettiamo qualche germoglietto di rapa rosso. Un filo di extravergine di oliva a tagiasca. Il nostro piatto è pronto.